Perché Aldino quest'anno ha voluto che gli lascio anche il becco. Ah, io? Perché tanti, no, per noi va bene così, via. Lo sai perché? Te non ti dicono che sono i piccioncini. Tu li vedi sul becco. Vero. Dal becco si vede il sacco non bacio. E la scheda sbuccia l'aglio. Quando c'è? Sì, devo tornare qualche cosa. Chi è nonna? Davide? La leccata sarebbe? quello è il meglio. Ah, ecco. È meglio del piccione. Da noi mangiano più quella che il piccione. La festa è venerdì, sabato e domenica. Dunque. Ok. L'aglio? Questo lo mettiamo un po' lì. Ma questo lo devi fare pieno lui, eh? Io te voglio, ma? No! Ci metto giù. Guardate se la trovi. Devi assaggiare un altro, eh? Infatti. Eh? Vedo tanto di cuore sotto lì. Arduino, allora? Stiamo facendo una bella sudatina con questo caldo, stiamo preparando degli ottimi colombacci alla leccarda, alla merina, alla fornolese, come vogliamo dire, cacciati qui in Toscana, in provincia di Corseto, perciò abbiamo fatto come? Dal produttore al consumatore. C'è un po' di cenere qua. Dove? Cenere fa parte del gioco. Adesso vediamo che la leccarda inizia a fare il suo effetto, cioè inizia a emanare il suo vapore di vino e aromi che sono sotto e insaporisce il colombaccio, che poi verrà spezzato e passato in una teglia con questa leccarda messa sopra. Il profumo promette. Allora, adesso iniziamo a fare i primi passaggi con il sugo che della leccarda per insaporire i colombacci. Sono i 4 pezzi, Paolo, no? Sì. 4 pezzi. Poi se li metto sul gas, dopo. Certo. Sul gas. I nostri piccioni stanno cuocendo abbastanza bene con la brace a fuoco lento. Questi colombacci cacciati sull'argentario
avranno un altro sapore, perché essendo vicino al mare saranno un po' più saporiti. Questa cucina è tipicamente umbra, che proviene da Amelia, che vi propone nel mese di luglio con la sagra del piccionaccio. Perciò, se vi piace, io la aspetto. C'erano, chiappavano i colombi con le reti, lì Amelia, con le reti. Poi li mettevano dentro i sacchi e li portavano a Roma con i muli, li portavano a Roma a vendere. E quando li sventravano, dentro lo buttavano via. Allora c'era tempo di fame, hanno pensato, c'è col dente, facciamoci qualche cosa. Hanno creato da farci la leccarda, con i dentri, capito, con i dentri. E hanno inventato la leccarda per non sprecare quella roba. Pensate, perché la porta è buona, la portavano a vino. Spiegati, io ho spiegato, no? Capito? Abbiamo questo della casa, che è un vino base per noi, e poi abbiamo tutte le varie selezioni, morellini, giovani, barricati, riserve. Bagno. Qui si beve, si inizia a bere con questo e poi si va sempre a salire. La notte è lunga. Allora ci sarebbe la notte salute, lunga. Salute Paolo, salute al diario di caccia a tutti i nostri amici. E alla faccia di chi c'è male. Esatto. Che ci stiamo darsi vicino, Questi vanno un brodo ora. Questi qui li hanno presi per l'apertura, capito? Ah, ecco. Non so questi di passo, praticamente sono quelli di posto. Pronto? Ah, bisogna far sentire alla cuoca, eh. Cuoca, venga, venga. Ti preparo. Quale gli serve? Ecco qui, una alla volta, vai. Un cortello. C'è così o c'è diverso? No, no, no. Vabbè, si può prendere anche quell'altro. Questa che serve, questa operazione? Questa serve per la leccarda. Le insaporisce con tutto sedano, cipolla, vedo, salvia, rosmarino, tutto, capperi, acciughe, che c'è qui dentro? Tutto. Tutto. Perfetto. Chiudi, chiudi. Va scolato anche un po' di liquido. Ma anche un po' di liquido, tanto se mi fa meglio se fa. Questo lo mettiamo qua dentro. Qui dentro? Sì, poi lo mettiamo qua dentro. Facciamo ribollire tutto. Che procedimento, eh? Davvero, eh? Ma noi ne faremo un guindale, mezzo guindale, mica lo un affarino così, mamma mia. Si perde nulla, niente. Pane è di Amelia Armerino, ce l'ha preso un amico nostro sabato. Io per me ho una 40.
Mi dici che brucia, no? È calduccio. È calduccio. Che ci mettiamo qua sopra dopo? Solo ci mettiamo la leccarda. Qui. Sì. Qui ci mettiamo la leccarda. Però ci vorrebbe una forchetta per girarla, mi sa, perché qui è pela per dare. Ma dai, a mani nude. C'hai due punti in più se giri a mani nude. Sì, eh. Due punti in più e due dita in meno. Vedi l'acqua? E una volta ho costruito il pane. Sì, sì. Vai, vai. Ci mettiamo sopra. Allora, se mi date le forbici andando spezzo. Il nostro patè di colombaccio. Questo sì. Quanti ne famo questi? Quanti ne famo questi? Ti ricordi? Questo pane è sì. Io si arriva qualche quintale di pane? Io piglio questo che mi ecco, va poco. Ecco, questo, no? Dove lo porti? Voglio essere io. Paolo! Non lo so, se tu fai le riprese andando a saggio, tu che fai? Sai che c'è? Ma ora me la dico pure io. Quanto il barretto lo rosolippa? Adesso lo metti qui. È buono. In questo Davide sembra che tu l'abbi... Che? Dice me lo danno. Alla fine com'è? Buono. Non lo altri? La domani va a caccia a Colombia anche io. Aspettiamo che no? Lì, così ci stanno attenti loro. Perché se no il pane tanto non si secca. Hai sentito? La domani tutta a caccia a Colombaci. La domani andiamo a caccia a Colombaci, ma chi la cucinare? Anche io. Davide si convertisce. Lascia il cinghiale per il Colombaci, è troppo buona. Per tu. Sì. La testa, la tua via. Vediamo, Dani. Quello che stai. Che vino è questo? Questo è Trastuvia 80% di Sangiovese con dei tagli ciliegiolo e cannaiolo nero. Perché non quando gli dice le cose. E quindi alla salute? Sì, faccio un bicchiere di acqua. Facciamo un cibo. E dopo l'assaggio facciamo un assaggino del vino. Andiamo a vedere com'è. C'ho l'altro. Si accompagna, eh? Ed è un bicchiere di vino, una fetta di bruschetta così. Ma mangiate tanto, ora dopo dopo. Dopo. Però? Buoni, ma che so? Piccioni? Sì. Ti piacciono a te? Sì. Oh, alla fine la Riccarda piace pure più piccoli, no? Visto? Eh? La Riccarda piace anche ai piccoli. Perciò dovrebbe essere un ottimo alimento per i lattanti, eh? Basta che bevono un pochettino di vino. No, mettiamola nelle mezze delle scuole, dai. Eh? Mettiamola nelle mezze delle scuole. Almeno li avviciniamo subito alla natura e a ciò che è la natura. Le tradizioni. Le tradizioni più che mai, che adesso vanno scomparendosi e si fa del tutto per farle morire tutte. Le tradizioni. E non per salvarle, quello è vero. No, assolutamente. E noi invece facciamo la cosa inversa, noi le salviamo. Noi le riassumiamo e le manteniamo nei tempi. Nei tempi le manteniamo. Perché le tradizioni sono state la nostra cultura, la nostra storia. Sia, diciamo, dei sapori, nell'arte della cucina e nell'arte anche quando prima non c'era tutta questa grazia di Dio da mangiare. È stato un sostegno per le famiglie dei nostri nonni, dei nostri bisnonni e così via. Ma a te ti piace la caccia? Davvero? Oh. Vuoi essere cacciatore? Bravo. Ti piace anche mangiarla la caccia però? Ti piace anche mangiarla la cacciagione? Guarda, questo è un bimbo da imitare proprio. Che ci sta la pentola? La pentola c'è l'acqua per le pappardelle. Per le pappardelle alla lepre.
Ecco. Ma tutto io poi praticamente allora ci ritroviamo lì e ci dite quello che ci dobbiamo fare. Poi praticamente comincia la competizione, no? Certo, vabbè, è bella la competizione. Perché i toscani già hanno buttato l'acqua là. Sì, sì, ecco, là. Dimmi che cosa devi fare, dai. Come che devo fare? Ho fatto le pappardelle, devo fare, mettere il sugo fra pochino. Quando è l'ora. Sì, che devo fare? No, no, il sugo è un sugo di lepre. Beh, la lepre si è presa... Ah, è imbattuta. Bravo. L'ha presa lui? Lui è stato la te. Bravo, bravo. Uno anch'io, vado al caccia anch'io, uno ho beccato anch'io. Sì? Sì. Con la macchina? Allora, ma ha detto imbattuta, allora. Se è battuta, è battuta. E queste sono fatte a mano? Sì, sì, le pappardelle le ho fatte io. Sì. Mamma mia. Un chilo di farina e 10 uova. Ma queste sono per bellezza, non so per mangiare. Questo qui è un sugo di lepre. E qui c'è la prova, questa è la rosa. Questa è una lepre, poverina. A suo tempo era una bella lepretta, ma ora non è più. Una volta famo gli uccelletti, una volta famo la lepre, una volta famo gli uccelletti, una volta famo... E quindi la sfida Toscana-Umbria stasera c'è questa, Come si apre qua? Mi raccomando col vino, Il vino ti tratto bene, io ti preoccupo. Siamo quanti? 20. 20? 10. Quindi 20 cucchiai. 2. Ecco, un cucchiaio a testa. È più o meno sì. Ecco. Prima a buttarcela dentro tutta. Ma devo fare due segami. Ecco. Se non ci decidi di tirare le pappardelle perché tutte insieme si attaccano. Esatto. Essendo pasta fresca non si può fare tutte insieme. Pasta secca è diversa da pasta fresca. Questo è questo. Io fa come faccio al ristorante, ne che sta contata tante volte, mi vado a occhio. Dimmi, dimmi. Questo è un rosé, una sfumatura di Sangiovese. Cosa aspetta il giudizio, l'esperto. Sorridente, oggi lo dicevo dalla finestra, un bel sorriso avete. Che devo dire, è buono. Queste sono due lepri disossate. E prevedo un ottimo sugo. Però lo scontro si fa interessante qua. Sì. Lo scontro io penso che finisce in varietà. In varietà? E perciò fa finire che bisogna fare la bella. Ho capito! Non è che l'acqua che fatto tu, No, ma quelle le metti nel sugo? No, le metto a parte, perché sennò le ossa delle costole vanno in mezzo al sugo, non è che sia una granché. Comunque allora ho fatte a parte. Non è che scherzavo, guarda un po' che gambe, sembra geniale. Beh, non l'ho tagliata, devo essere sincero, ci ho pensato. Ma questi sono proprio due pezzettini, magari ci mal piatto giusto uno ne mettiamo, non è che... Tu dicevi, c'è il ristorante, la maggior parte delle cose che cucini? Toscane. Sì, proprio cucina toscana perché fa conto la pasta, facciamo tutta, cioè la faccio tutta a mano. Quindi da tortelli, gnocchi, tagliatelle, pappardelle, tagliolini, fiocchi. Gnocchi sono gnocchi di patate. I fiocchi le faccio con la ricotta, uova e patate. Buono. E i sughi principali sono di carne, cinghiale, lepre, la burtra, è un sugo fatto con maiale praticamente, salsiccia, pancetta, poi ci vengono messe le olive e funghi, però funghi misti. Poi c'è un sugo di solo funghi, che è funghi porcini, e poi vabbè, crema di noci, insomma, i sughi sono quello che dà la stagione, base, diciamo. Sì. E poi tanta carne sulla griglia. La specialità è la fiorentina, la tagliata, la buttera. Poi sono vari filetti, carne anche al forno, tipo il maialino con patate, l'agnello con patate. E poi le grigliate miste dove viene messo rosticciata, salsiccia, pollo e agnello. Così, è un ristorante casalingo, si dice, non c'è niente di... Non uso dadi, non uso concentrati, non uso niente. Qui da me sale, pepe e peperoncino. Qui abbiamo il subito... Ah, vedi? Sta un pochettino consumato perché tanto che c'erano il porcellino. Che fa
fatte ieri sera. E poi dimmi, questa è pasta? È pasta fresca, praticamente fatta con uovo e farina e basta. E dopo che l'ho fatta, diciamo, la taglio, viene fatto le strisce, poi viene tagliata, la taglio tutta a mano, non è che la taglio alla macchina, però poi va messa un pochino ad asciugare, sennò quando io faccio, diciamo, la porzione, questa è una porzione perché è un etto e dieci, e quindi è considerata una porzione giusta, insomma, di pasta fatta in casa, però va asciugata perché sennò quando tu la stringi si attacca tutta. Non l'avevo stretta molto, tutto qui, però ora questa 5 minuti, ma neanche. Vai, ora altro questa bella pentola. Senza sale c'è, Francesca? Perché io l'ho messa. Non credo. No. Cioè, ma che è col zampino, oddio? Sì. Mettiti allora, perché io non so neanche. Cioè, io sono c'è una via di dose, no? Vai. Ma c'è chi dosa alzare? Uno. Ora la gelatina perché non si attacchino nel fondo, essendo pasta fresca e pesa, quindi scende. Si tappa. No, non è sbagliato. Un minutino. Timo, non passo ora, c'ho da fare. Che vuoi? 5 minuti d'orologio, cosa? Pasta fresca. Tanto poi si scappa. Posta via. Ma c'è una bottiglia se vuoi. Vieni! E la prima parte è pronta. Ora mai scatto di metterci quelli perché c'è tanto sugo. Hai fatto il calcolo per. C'è 10, 12. Tanto ci quello si dovrebbe sposare. A parte potrei anche servirla così, non è problema. Che faccio? Servo? E pigliamo questo, se no. Sente buono. Ah, questo è il pezzo più bello. Sì. Ecco. Ah, ma qua gli fai piatti? Sì, fa qui. Ci vuole messo qualcosa? No, no. Si va. Vado? Sì. Vai. Ecco, ma dove mi ha messo? Vai. Sbagliato, ecco. Quelli grossoni. Sì, le mangio se ci sono. La Toscana è servita. Pappardelle. Allora? I pallini ci sono. Io guido. Che ti stai mangiando? Che ti stai mangiando? Sto mangiando un ossettino di lepre. Un cosciotto di lepre, anzi. Che è servito a preparare delle ottime pappardelle. Sì, ma basta in circolo un'altra volta, poi bisogna essere due, tre meglio. Perché che vanno? Che vanno? Com'è sta lepre? Buonissima. Buona? Tanto buona. Chi caccia la lepre? Io la sta a fare la foto. No, si fa la ripresa. Sono passati al buco. Qui c'è la vigna. Partono da qua. Le pappardelle sono state buone. Ho fatto i complimenti alla signora qui, che erano di una delicatezza eccezionale. Eccezionale proprio. Beh, d'altronde. Beh. Si andava sul sicuro lì. Mo vediamo quel piccione qua. Qui non lo so, qui si rischia. Buona manca il colombaccio qui, Allora, vai! Ecco qua, andiamo con il colombaccio alla leccata. Finalmente si impiatta, Si impiatta. Si impatta! Uno solo c'è! Dimmi com'è sto colombaccio alla leccata. Beh, è buonissimo. Buono? Chi non mangia non lo sa. Com'è andato qua la leccata?
Un brindisi a tutti gli amici di Aria di Caccia e alla prossima puntata. Allè. Ciao. Ciao. Vai. Vai. Ragazzi, anche a voi, sì, siamo a semi. Questo lo siete prima, già me lo sono fatto prima, comunque è buono. Vai. Queste sono due lepri disossate. E prevedo un ottimo giorno. Però lo scontro si fa interessante qua. Sì, lo scontro io penso che finisce in parità. In parità. E perciò fa finire che bisogna fare la bella. Ho capito. La bella si fa a cotordi. Sì. La bella? Si fa a cotordi. Cotordi, certo. Cotordi, lo spiedo con una foglietta di salvia e me la sembra. È la foglietta. È la bella. E un bicchieretto di vino.